amici, ci troviamo qua questa mattina a raccogliere i fagiolini. Ora sono qui e vi volevo far vedere nel frattempo anche un'ape, che spettacolo, che ha le zampette, è volata via. Comunque l'avete vista, quello che aveva sulle zampette era polline. Eccole, qua si vede forse. Guardate, eccole, quello lì è polline. Benissimo, continuiamo la nostra raccolta di fagiolini. Ah, prima di tutto vi volevo dire un bel like se vi piacerà o vi è già piaciuto subito il video e commentate. Se potete condividete anche. Questa mattina vi voglio far vedere come raccolgo i fagiolini. Allora, ne ho già raccolti un po', eccoli qua. Ora ve li faccio vedere, sono veramente fantastici quest'anno, uno spettacolo. Sono venuti un po' in ritardo perché purtroppo non so se mi avete seguito, se andate a vedere i video vecchi, li ho dovuti seminare 3-4 volte. Ad ogni modo ce l'abbiamo fatta. Adesso vi faccio vedere appunto come io li raccolgo. Questa è una varietà mangiatutto, in modo che è senza filo, per cui è uno spettacolo. Buona visione. Allora, siccome io non uso né diserbanti né niente, se nascono un po' di erbacce come queste, io adesso è il primo giro che ci faccio, per cui mano a mano le strappo, in modo che la prossima volta non trovo quasi più nulla, si spera. Benissimo, allora se voi notate, vi faccio vedere, guardiamo, allora qua non c'è niente da raccogliere, questo è ancora piccolino, lo teniamo, ecco questo io lo raccolgo, adesso facciamo così e tiriamo leggermente, dovete fare attenzione, questo uguale, adesso perché sono a fare la ripresa e a raccogliere da solo viene un po' male, comunque guardate che spettacolo. Cosa vi volevo dire? Dovete stare attenti, se ne prendete 3 o 4, che fa molta più forza, di tenere la piantina, se no rischiate di sradicare la piantina e quindi poi secca. Allora, eccoli qua, guardate che belli, guardate, sono uno spettacolo ragazzi. Vedete qua, questi stanno ancora un po' crescendo, comunque li prendiamo, questo è già cresciuto abbastanza via. Ecco qua, sta uscendo anche il sole, fino a poco tempo fa era nuvolo, si lavorava bene e adesso se esce il sole, auguri, meglio eh. Ecco qua, se notate qua c'è una piantina che non c'entra niente, la tiriamo via. Ok, continuiamo la raccolta, praticamente ho da fare queste quattro file. Sono praticamente questa, questa, questa e questa sono fagiolini, tutto il resto è borlotti, però è ancora presto. Il baccello sta iniziando a ingrossarsi, un po' a cambiare colore, ma ci vorrà almeno altri, penso, 15 giorni. E cos'altro vi posso dire? La pianta di fagiolini è una pianta che non è che fa come il borlotto, fa una volta sola, fa varie volte, fa due o tre fioriture, per cui raccogliete, è una bella pianta insomma, si raccoglie per parecchio tempo, per cui fatevi, vi potete fare una bella scorpacciata di fagiolini. A me piacciono un sacco, lessi con le patate, olio e aglio, quindi praticamente tutto roba mia, tranne il sale. Ed è veramente, cioè non so come descrivervi il gusto, ma credetemi, in più questi fagiolini sono davvero teneri. E vabbè, dai, io continuo ragazzi, perché sennò stamattina sono anche in ritardo. Quindi vi saluto, mi raccomando, condividete il link, il video, scusate, non il link.
iscrivetevi al canale, chi non l'avesse già fatto, andate a vedere anche la semina di questo campo, di altri campi, la concimazione, insomma, tutto quello che riguarda gli orti. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.